Stefano. Allora, siamo con Stefano Cecchetti, l'ex di turno. Purtroppo la sua Virtus Fondi ha rimediato la terza sconfitta consecutiva per 80-63. Stefano, abbiamo visto una buona squadra, un buon Fondi per una metà gara, poi purtroppo c'è stato un calo, un buio totale e chiaramente l'Italcom ne ha approfittato. Vabbè, è da dire che comunque loro sono una squadra superiore a noi, quindi dobbiamo prendere solo le cose buone che ci sono, che abbiamo fatto, e cercare di evitare quelle cattive. Abbiamo fatto tre partite, una peggio dell'altra, comunque abbiamo incontrato tre squadre molto forti. Di questo io secondo me manca due punti di Pescara, però adesso qua abbiamo fatto una buona metà gara. Adesso il nostro campionato inizia domenica con Lecce, dove abbiamo bisogno di due punti assolutamente obbligatori. Vitali, senti, come hai visto questa nuova squadra della Italcom? Campobasso quest'anno punta a vincere, non è una cosa che è segreta. La squadra c'è, fisicamente sono veramente devastanti perché sono tutti molto grandi, grossi, poi c'è Tonino che comunque è una sicurezza. Se continuano a essere un gruppo compatto, secondo me, non voglio mandare mali auguri alla squadra, però secondo me possono arrivare in fondo. Senti, mandaci invece un saluto da ex, e tu sai, a noi fa sempre piacere. Sì, no, io di questa città sono innamorato, è stato un anno bellissimo, mi sarebbe tanto piaciuto rimanere, però tantissimi ricordi sia della squadra che delle persone buone, che sono fantastiche. Ciao Stefano. Claudio Fasano. E il nostro fisioterapista. Ok Stefano, allora un grande in bocca al lupo. Grazie. Speriamo che questa striscia perdente Di risolverla subito. Si risalga domenica, in bocca al lupo per la prossima partita con il Lecce in casa a Fondi. E chissà, magari l'anno prossimo ci si rincontra. Magari. In bocca al lupo Stefano. Grazie.